Yandagata, buongiorno. Buongiorno Livio. Ben trovato qui nel posto delle parole ad Accollisioni. Che aria si respira da Collisioni oggi? Un'aria frizzantina, guarda, c'è tanta gente, si stanno tutti divertendo, è veramente bellissimo uno spettacolo vedere queste piazze piene di ragazzi giovani soprattutto, qui ci sono molti 25enni, anche dei giovani trentenni, ma è molto bello vedere l'interesse che si ha, non solo per la grande musica e la grande letteratura, ma anche per il vino e il food. E qui il vino e il cibo rappresentano due importanti istanze da comunicare e dove trovare confronto, perché noi abbiamo già parlato, per esempio, nei giorni scorsi con Fabrizio Pagella per quanto riguarda questo progetto. Questa mattina Yandagata ha avuto veramente un incontro col pubblico, ne è uscito pochi minuti fa. E come è andato questo incontro, Yandagata? È stato molto bene, guarda, quest'anno a Corrigioni abbiamo lanciato la prima edizione del progetto Food, è un progetto al quale io tengo molto perché il vino senza il cibo non può esistere e non ti nego che fra qualche anno uniremo le due forze, però in questo momento stiamo creando un progetto Food nel quale portiamo dei grandi esperti ristoratori di tutto il mondo. Questa mattina stavamo per esempio con un gruppo di canadesi americani e ristoratori, uno che ne ha 12 in California, un altro che ne ha 6 in Tennessee, un altro 4 in New Jersey, poi dei grandi giornalisti del food, Mitchell Davis, il vicepresidente della James Beard Society e altri ancora, che abbiamo avuto modo di parlare delle specialità gastronomiche italiane e fargliene assaggiare alcune. Per esempio sono rimasti molto colpiti dai nostri olio d'oliva monovarietari, vale a dire oli d'oliva rotti con singole cultivar, singole olive, e tutti i prodotti gastronomici italiani che loro conoscono in maniera generale, ma non in maniera abbastanza specifica. La grande ricchezza enogastronomica italiana è che abbiamo questi quasi 600 vitigni ufficialmente riconosciuti, 540 varietà di olive, più di 450 tipi di formaggio. È una ricchezza gastronomica che nessun paese al mondo ha, nessun paese al mondo può vantare. Noi italiani dobbiamo essere bravi a comunicarli, ma farli conoscere soprattutto, perché la qualità è ottima, più li assaggiano, più li studiano, più li conoscono, più poi potranno comprarli, perché la nostra speranza a Collisioni è sicuramente di fare cultura, ma anche di aiutare le nostre aziende, che non dimentichiamo sono spesso a gestione familiare, tante famiglie che lavorano nell'enogastronomia, noi dobbiamo aiutarle a farsi conoscere e a vendere. E dalle parole di Yandagata abbiamo compreso molto bene che il senso plurale, il senso di evoluzione di Collisioni è veramente una traccia che state perseguendo e che diventerà, non dico qualcos'altro, ma avrà un'evoluzione sicuramente molto interessante per il futuro a questo punto. Penso di sì, noi appunto stiamo lavorando adesso per creare per esempio il progetto Vino quando nacque 6 anni fa contava solo 3 cosiddetti esperti, l'anno dopo eravamo in 12, l'anno dopo ancora in 33, poi 50 e oggi sono 70 persone che arrivano da Singapore, da New York, da Vancouver, dal Brasile e via dicendo. Il progetto Food avrà lo stesso sviluppo, con questi grandi esperti parliamo al pubblico, ripeto, tanti ragazzi giovani dai 18 diciamo ai giovani trentenni e quarantenni ed è un modo per far conoscere le ricchezze italiane che sono sì il Colosseo, Palazzo Pitti, i quadri di Tintoretto come quelli del Veronese, ma sono anche queste grandi prelibatezze enogastronomiche che abbiamo, che tutto il mondo ci invidia, ma che purtroppo a volte non comunichiamo abbastanza bene e allora vogliamo dare una mano a farli conoscere sempre di più e a far cultura, perché essere italiani vuol dire essere persone che vivono con un certo modo di intendere la vita, un certo lifestyle e una certa passione per la storia, per la geografia e per i prodotti tradizionali enogastronomici. E Yandagata, questo è bello. oggi che in televisione, sui mezzi di comunicazione in generale, si parla molto di cibo, no? È un cibo spesse volte un po', virgolette, sintetico, no? Che Bravo. difficoltà c'è nella narrazione del cibo, e come lo affronta? Quale grammatica Collisioni utilizza per raccontarlo? Fermo restando che è sempre importante comunicare, è sempre bello parlare, quindi io sono sempre d'accordo, perché se chi si parla di una cosa c'è sempre libero scambio di idee, libero scambio di opinioni e va bene. In questo momento, come tutti sanno, imperano in TV
i show cooking, i master chef, tutti questi programmi dove, però sono programmi che sono nati con una certa idea in testa di confronto, di dialettica, di spettacolo, ed è bello che il cibo possa diventare spettacolo, quindi benvenga. A Collisioni facciamo un'altra cosa, andiamo a parlare di cibo e di vino in maniera multimediale, quindi sia in maniera diretta al pubblico o su un palco con microfono in mano o in una sala con i bicchieri davanti o i piattini davanti, sempre con la presenza degli esperti italiani e internazionali, ma anche magari in maniera video, in maniera dronale. Abbiamo dei video che giriamo grazie a dei droni, per esempio sulle vigne del Piemonte, abbiamo dei video dove invece parlano gli esperti e abbiamo anche dei materiali cartacei che stiamo preparando. Tutto questo che andrà ad arricchire una nuova struttura che si chiama AgriLab, è uno spazio museale qui al Castello di Barolo, dove chi viene può entrare liberamente e potrà ammirare i colori del vino, queste bellissime ampolle con dentro dei liquidi colorati, ognuno del quale ricorda il colore di un vino piemontese, che può essere l'Arneis piuttosto che il Nebbiolo, che il Grignolino, che le Malvasie, gli odori del vino, una cosa molto carina, dove ci sono delle bellissime installazioni create da Lucio Diana, dove abbiamo altre ampolle con dentro dei fiori, della frutta, e premendo un pulsante, avvicinando il naso, si avrà l'aroma dell'arancio, l'aroma del mirtillo rosso, l'aroma della cannella o della menta, tutti aromi che si trovano facilmente nel vino. Infine abbiamo i suoli del Piemonte, i suoli tipici da dove nascono i grandi vini piemontesi, con le vere e proprie terre che siamo andati a cercare nelle zone del Roero, dell'Alto Piemonte, dei Colli Tortonesi, del Monferrato e delle Langhe, e infine i sapori del vino con dei assaggi gratis di vino e poi anche i distributori dove mediante scheda uno potrà assaggiare più esempi del vino che magari gli è piaciuto all'assaggio. Tutto per comunicare e far conoscere i vini, e come i vini faremo così anche con i prodotti gastronomici. Ian D'Agata, il prossimo incontro che ti vedrà partecipe insieme col pubblico? Fra un poco faccio una bella panoramica dei migliori vini d'Italia e poi subito dopo andrò a visitare l'orto di un grandissimo chef cristellato qui in Piemonte. Porteremo questi esperti che vengono dal Canada e dagli Stati Uniti a passeggiare in un orto, a vedere le tante primizie nate da semenze italiane, delle specialità che crescono solo qui. Magari non tutti sanno che, come dicevo prima, ci sono ben 540 varietà di ulive in Italia. Non esiste un olio d'oliva, ma ne esistono tantissimi. E così vale per le ciliegie, per le pesche, per i carciofi, per le zucchine. Andremo più tardi in un orto di uno chef pluristellato e vedremo con nostro occhio le varie piantine che crescono e cercheremo di imparare da lui come crescono, cosa possono dare, cosa aggiungono di più ai piatti della grande cucina italiana. Non so se la domanda è ben posta alla persona con cui stiamo parlando, ovvero Ian D'Agata, ma gli incontri con Ian D'Agata sono ancora disponibili, hanno ancora dei posti liberi oppure sono tutti esauriti? Quasi gentilissimo, io mi occupo soprattutto del progetto Vino, che è solo su invito ed è aperto ai professionisti stranieri che porto in contatto con le aziende italiane. Detto questo, esiste anche il palco Wine Food, dove chiaramente ci sono anch'io. Il palco Wine Food è un palco tra quelli che hanno il maggior successo qui a Collisioni, è aperto a tutti e ci sono a tamburo battente incontri non stop con il pubblico dove possono guardare lo spettacolo seduti, assaggiare i prodotti di cui si parla, assaggiare i vini di cui si parla, ascoltare anche figure importanti, istituzionali e politiche, che parlano anche dei problemi che hanno i vari settori della filiera agroalimentare italiana, perché così mentre si assaggia però si impara anche qualcosa e si riflette sulle problematiche che ci coinvolgono tutti oggi, perché l'agricoltura è vita ed è molto importante salvaguardare una giusta filiera agroalimentare. Ascoltando, impariamo, riflettiamo e assaggiamo al contempo. Noi ringraziamo Ian D'Agata, però prima di salutarci, qual è il vino con il quale ci salutiamo? Quale vino hai sorseggiato prima del nostro collegamento? Guarda, io sono in Piemonte
e quindi dico senza alcun problema che ho passeggiato con un bellissimo grignolino del Monferrato Casalese. Il grignolino è un'uva magnifica, è un'uva che è un po' in difficoltà ma che si sta riprendendo come i suoi vini, perché adesso i vini leggeri, rossi, chiaro, stanno riprendendo voga e sono molto molto felice e contento. Il grignolino è un vino delicato, elegante, leggero, che si beve benissimo su una giornata calda e niente di meglio con un bel vitello tonnato, vi dico la verità. E poi la citazione del vino grignolino, vino a cui dobbiamo molto, che è stato per troppo tempo dimenticato. E poi ci sono diversi sentori nei gusti del grignolino, dipende dalla terra e da mille altre cose. È veramente un vino, veramente tutto quanto da assaggiare, a cominciare dalla sua leggerezza. Assolutamente sì, perché puoi avere un grignolino sempre di color rosa pallido o rosso leggermente più scuro, ma che ti può ricordare da un lato la viola, la rosa, dall'altro la ciliegia rossa acidula, dall'altra il mirtillo rosso. È un vino soprattutto che è leggero e fresco, si può anche leggermente raffreddare e va molto bene per questi momenti di vita molto ipertecnologica, molto rapida. Invece il grignolino si beve leggero, fresco e poi con un nome del genere non può far altro che ispirare simpatia. Grazie ancora Jan D'Agata e buone collisioni. Grazie a voi, grazie e buon proseguimento. Grazie.